Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La parabola evangelica che abbiamo appena ascoltato contiene un insegnamento importante: la necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Dunque, non si tratta di pregare qualche volta quando mi sento. No, Gesù dice che bisogna pregare sempre, senza stancarsi. E porta l'esempio della vedova e del giudice. Il giudice è un personaggio potente, chiamato ad emettere sentenze sulla base della legge di Mosè. Per questo la tradizione biblica raccomandava che i giudici fossero persone timorate di Dio, degne di fede, imparziali, incorruttibili. Ci farà bene ascoltare questo anche oggi, eh? Al contrario, questo giudice non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. Era un giudice iniquo, senza scrupoli, che non teneva conto della legge, ma faceva quello che voleva, secondo il suo interesse. A lui si rivolge una vedova per avere giustizia. Le vedove, insieme agli orfani e agli stranieri, erano le categorie più deboli della società. I diritti assicurati loro dalla legge potevano essere calpestati con facilità, perché essendo persone sole e senza difese, difficilmente potevano farsi valere. Una povera vedova lì sola, nessuno la difende, e potevano ignorarla, anche non darle giustizia, così anche l'orfano, così l'estraniero, il migrante, lo stesso. In quel tempo era molto forte questo. Di fronte all'indifferenza del giudice, la vedova ricorre alla sua unica arma: continuare insistentemente a importunarlo, prestandogli la sua richiesta di giustizia. E proprio con questa perseveranza raggiunge lo scopo. Il giudice, infatti, a un certo punto le esaudisce, non perché è mosso da misericordia, né perché la coscienza glielo impone. Semplicemente ammette: dato che questa vedova mi dà fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi. Da questa parabola Gesù trae una duplice conclusione. Se la vedova è riuscita a piegare il giudice disonesto con le sue richieste insistenti, quanto più Dio, che è Padre buono e giusto, farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui? E inoltre non li farà aspettare a lungo, ma agirà prontamente. Per questo Gesù esorta a pregare senza stancarsi. Tutti proviamo un momento di stanchezza e di scoraggiamento, soprattutto quando la nostra preghiera sembra inefficace. Ma Gesù ci assicura: a differenza del giudice disonesto, Dio esaudisce prontamente i suoi figli, anche se ciò non significa che lo faccia nei tempi e nei modi che noi vorremmo. La preghiera non è una bacchetta magica, non è una bacchetta magica. Essa aiuta a conservare la fede in Dio, ad affidarci a Lui anche quando non ne comprendiamo la volontà.
in questo Gesù stesso, che pregava tanto, ci è di esempio. La lettera agli Ebrei ricorda che, così dice, nei giorni della sua vita terrena, Gesù, egli offrì preghiere e suppliche, non con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui viene esaudito. A prima vista questa affermazione sembra inverosimile, perché Gesù è morto in croce. Eppure la lettera agli Ebrei non si sbaglia. Dio ha davvero salvato Gesù dalla morte, dandogli su di essa completa vittoria, ma la via percorsa per ottenerla è passata attraverso la morte stessa. Il riferimento alla supplica che Dio ha esaudito rimanda alla preghiera di Gesù nel Getsemani. Assalito d'angoscia, incombente, Gesù prega il Padre che lo liberi dal calice amaro della passione. Ma la sua preghiera è pervasa dalla fiducia nel Padre e si affida senza riserve alla sua volontà. Però, dice Gesù, non come voglio io, ma come vuoi tu. L'oggetto della preghiera passa in secondo piano. Ciò che importa prima di tutto è la relazione col Padre. Ecco cosa fa la preghiera. Trasforma il desiderio e lo modella secondo la volontà di Dio, qualunque essa sia, perché chi prega aspira prima di tutto all'unione con Dio, che è amore misericordioso. La parabola termina con una domanda. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà fede sulla terra? E con questa domanda siamo tutti messi in guardia. Non dobbiamo desistere dalla preghiera, anche non è corrisposta. È la preghiera che conserva la fede. Senza di essa, la fede vacilla. Chiediamo al Signore una fede che si fa preghiera incessante, perseverante, come quella della vedova della parabola. Una fede che si nutre del desiderio della sua venuta. E nella preghiera sperimentiamo la compassione di Dio, che come un padre viene incontro ai suoi figli, pieno di amore misericordioso. Grazie. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apporté à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, la parabole de la veuve et du mauvais juge nous enseigne qu'il faut toujours prier sans se décourager. Dieu exauce toujours sans tarder la prière de ceux qui crient vers lui jour et nuit. Mais cela ne signifie pas qu'il le fasse au moment ni de la manière dont nous le voudrions. La prière nous aide à garder la foi et à faire confiance à Dieu, même si nous ne comprenons pas sa volonté. Sans la prière, la foi vacille. Jésus a prié son Père sur la croix pour qu'il le sauve de la mort. Cette prière a été pleinement exaucée, mais le chemin pour obtenir la victoire est passé par la mort elle-même. Pour nous aussi, l'objet de la prière passe au second plan. L'important est la relation avec le Père. La prière transforme notre désir en le rendant conforme à la volonté de Dieu. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare il pellegrinaggio dell'Archidiocesi di Tolosa, con Monsignor Robert Legal. Una delegazione del movimento ATD Quart Monde, come pure i fedeli venuti dal Benin e dal Belgio. Fratelli e sorelle, non abbandoniamo mai la preghiera, anche se a volte essa sembra vana. Dio ci esaudisce sempre con misericordia in un modo che noi non ci aspettiamo. Che Dio vi benedica. Thank you.